si è svolta a Fossacesia la selezione degli ex dipendenti Honeywell che saranno assunti da Baumark, la multinazionale cinese dell'acciaio che ha rilevato la fabbrica dei Turbo in Val di Sangro. Ha infatti garantito l'assunzione in più fasi di gran parte della forza lavorativa rimasta senza impiego dopo la delocalizzazione di via Ancona da Tessa. È tanta l'attesa per le 260 persone che hanno partecipato al test sulle 290 aventi diritto. L'età media è di circa 45 anni, ma ci sono anche alcuni ex Honeywell prossimi alla pensione, come Luciano Ianni. Beh, al momento stiamo avendo un pochettino tutti quanti con un po' di apprensione, perché essendo una cosa nuova e con questa tipologia di selezione, con dei test che tutti quanti noi, perlomeno avendo quella consolidata l'attività lavorativa in Honeywell, non avevamo mai pensato e mai testato al di fuori, perché non era nelle nostre idee cambiare attività e cambiare azienda, perché si stava così bene a un certo livello. È chiaro che adesso tu lo vivi con un'apprensione, c'hai un certo timore di poter sbagliare o meno, però voglio dire, lode a Baumark che ha avuto il coraggio di reinvestire nel nostro paese, e ancora lode a Baumark perché non ha discriminato, non c'è stata nessuna discriminazione nella selezione, dimostra realmente di essere un'azienda molto seria e molto preparata e sa perfettamente ciò che chiede. Chiaro che è abbastanza dura il fatto che tu ti debba rimettere in gioco a 60 anni, però ce la stiamo mettendo tutta. Un altro espulso dal mondo del lavoro è Gianluca Iurisci, 50 anni, ex magazziniere in Honeywell. Cosa mi aspetto? Mi aspetto, come tutti quanti, anche tutti quelli che insomma sono ex Honeywell, si aspettano di rientrare, di ricollocarsi. Io, tra virgolette, col fatto che lavoravo in magazzino, avrei teoricamente qualche esperienza in più, visto che comunque il magazzino, come la manutenzione, sono elementi importanti in un'azienda. Poi anche come numero serviranno sicuramente di meno, e di magazzini non è che ne eravamo così tanti in azienda, quindi ho questa speranza in più forse rispetto a chi sta in produzione. Abbiamo sentito che sono passati diversi ministri in questa che è la più lunga vertenza che abbiamo visto, la Val di Sangro: Calenda, poi Renzi, poi ancora Di Maio. Promesso non lasceremo nessuno fuori, invece così non è stato. Questo purtroppo è uno slogan che fanno un po' tutti i politici, perché devono cercare di crearsi le amicizie, sostegno, però poi inevitabile che alla fine è sempre le aziende che decidono quello che vogliono fare, e alla fine dobbiamo, tra virgolette, ringraziare che è partita questa reindustrializzazione, che poteva essere anche peggio. È vero che ci sarà una selezione e quindi un 50% rimarrà fuori, un 50% rimarrà dentro, però allo stesso tempo è una speranza che se non ci fosse stata la riconversione non c'era speranza per nessuno, quindi bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto.